Un saluto di cuore a tutti gli altri fradis e surs e vien la gionda di celebrare l'anniversario della fondazione della patria del Friuli. In questo momento lo facciamo qui in inglese, ma credo che non siete un fur di questo. La patria è nasuda con tu, patriarca. E allora è giusto che anche la Chiesa si senti dentro e maneggiata in queste storie dal nostro popolo. Mi pensi in Canada una volta, un presidente dal Fogolar Furlan a mia dite, no? Caliodi, che ogni inquintri che non mi fasin dai Fogolar così, il pont più importante è sempre la messa. Perciò che se si fa un momento di discussione, ben la inca interessata per qualche discussione lì. Ma quando si fa la messa, avvengono i ducchi, avvengono i frus, avvengono i vecchi, avvengono i giovani, perché senti che è un momento unificante, che li sentissi veramente insieme, unis, al di là dai musi di pensare differenti, al di là di tante situazioni che in qualche maniera non dividi. E allora chi non celebri in way queste messe per domandare al Signore proprio questo, che conservi unità al nostro popolo, prima di tutto. E celebri queste messe per Furlan. Facci che le bielpo dei prea Signore anche tra le nostre lingue. E allora mi auguri che anche questa sia un leam di fraternità, di amicizie, ma anche un leam di fede. L'agnello di Dio, velo che il calciape sui pecchiasi dal mondo. Fortunas che i sono stati invitati alla cena dell'agnello. La pace dal Signore che sedi sempre con voi altri. Dai la pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Pari e Figli e Spirito Santo, che il vegni ius ore di Valtris e che resti per sempre. Amen. La messa è finita, anin in pace.